quelli degli amministratori sotto tiro è uno dei principali fenomeni affrontati di avviso pubblico sin dalla nascita. Siamo qui oggi a Bari, presso il Palazzo della Prefettura di Bari, a presentare questo importante progetto pilota, appunto Arte e Legalità, che si sta diffondendo in tutta Italia, coinvolgendo le prefetture da Milano fino a Palermo, 5 prefetture in modo particolare in tutta Italia. È un progetto molto ambizioso che vede la partecipazione di importanti istituzioni come la Regione Puglia nelle sue forme, nelle sue articolazioni come il Teatro Pubblico Pugliese, la Apulian Film Commission e in generale appunto la Presidenza della Regione, la Prefettura appunto di Bari e l'Ufficio Regionale Scolastico, quindi con le istituzioni scolastiche territoriali che sono coinvolte appunto in questo progetto complessivo del Ministero dell'Interno e promosso appunto dall'Osservatorio Nazionale sul fenomeno delle minacce agli amministratori locali. Quando un amministratore è minacciata l'intera comunità che rappresenta e fino ad adesso questo fenomeno è stato sempre in qualche modo trattato dai cosiddetti addetti ai lavori, quindi dalla magistratura e le forze dell'ordine per contrastare, per indagare chiaramente sui fenomeni. Con questo progetto si esce da questa logica, diciamo, chiamiamola così, più istituzionale, si va invece nelle scuole attraverso e a spiegare ai ragazzi quello che è poi il mestiere appunto dell'amministratore locale e anche diciamo questi fenomeni attraverso l'arte, attraverso il cinema, attraverso il teatro, quindi i ragazzi che vedono questo fenomeno con delle forme diciamo più agevoli ma soprattutto più moderne e affrontano appunto un argomento molto importante, soprattutto un argomento molto, molto delicato, che è appunto quello delle minacce ai pubblici amministratori. Lo scopo di questo progetto è quello di fornire appunto ai ragazzi gli strumenti necessari non solo di conoscenza ma anche quelli che potranno essere utili a loro come futura classe dirigente del nostro paese. L'arte deve sposarsi con la legalità. Abbiamo oggi presentato un progetto nel quale lo scopo è quello di arrivare alle giovani generazioni con i linguaggi che le giovani generazioni vogliono e sono in grado di interpretare per affrontare, conoscere e, come dire, respingere anche fenomeni di devianza, fenomeni di condizionamento degli amministratori locali. E vedere le istituzioni unite, dall'Ufficio Scolastico Regionale alla Regione col Teatro Pubblico Pugliese, la Film Commission, Avviso Pubblico, l'ANCI, Libera contro le Mafie, ci dà il conforto e la prospettiva che il progetto è sulla strada giusta ed è soltanto l'inizio di una prospettiva di welfare culturale in cui attraverso la cultura, insieme al presidio delle forze dell'ordine e alla magistratura, questi territori ancora sotto il gioco della criminalità e della devianza li riporteremo nell'ambito di quella Puglia che ci piace. Il progetto presentato oggi in prefettura è destinato alle scuole ed è volto a sensibilizzare i ragazzi degli ultimi 2 anni e dell'ultimo anno di scuola superiore sul fenomeno degli atti intimidatori contro gli amministratori locali. Avviso Pubblico insieme a Libera, all'Ufficio Scolastico Regionale, a tutti i partner di progetto che sono Regione Puglia, Teatro Pubblico Pugliese, Apulia Film Commission e ANCI Puglia, ci darà una grande mano nel raccontare delle storie nelle quali i ragazzi possano rivedere i propri luoghi, i propri contesti e dalle quali possano capire i segnali deboli, possano capire in quale luogo vivono, come fare per emanciparlo. Questo sia nella loro proiezione futura di cittadini adulti e consapevoli, sia ora come ragazzi che sono nelle famiglie, che speriamo che da questa didattica inedita, integrata con un linguaggio emozionale contemporaneo, possano acquisire germi di fiducia e anche nuove visioni e vocazioni.